Bene, benissimo, perfetto, bene. Thank you.
Signore e signori, buon pomeriggio dal Palestra di Siena, da Stefano Ballerini, direttore di canale 196 di Tele Firenze Velo Supersport, tornato a parlare di pallamano con la mia ego. Un saluto a Teresa Scarcella di Tele Siena, che mi ha preceduto in questo campionato di A1 2021. Si gioca il 26esimo turno, dunque ben trovati a tutti gli amici di Eleven Sport, a tutti gli amici del mondo dell'handball, a tutti gli amici di Cingoli, a tutti gli amici ovviamente di Siena e di tutto il comprensorio della Valdelsa. Ego Siena è una società nuova al secondo anno di A1 e già si è fatta apprezzare. L'anno scorso purtroppo il campionato fu interrotto, quest'anno c'è un solo protagonista che è Conversano, che si sta per cucire lo scudetto sulle maglie, gran ammucchiata dietro, perché molte squadre ambiscono a trovare un posto nelle coppe europee del prossimo anno. Dunque, ore 19, Ego Siena, Santarelli Cingoli, Cingoli, cittadina del marchigiano che ha voluto scommettere sul mondo dell'handball, ha due squadre in Serie A1, quella femminile purtroppo relegata nella lotta per cercare di non retrocedere, quella maschile che ha già fatto tanto, non è salva matematicamente, ma credo che possa avere assolutamente le possibilità di salvarsi. Allora andiamo a vedere quello che è il programma di questa giornata, che si è aperto alle 4, Bolzano, e dunque Ego Siena sa cosa deve fare questo pomeriggio, ha solo e soltanto un risultato possibile, la vittoria per rimanere in bazzica dietro il Conversano. Allora, Bolzano che è andato a vincere a Siracusa sul terreno di Albatro 34-31, poi alle 17 ha preso il via Junior Fasano Brixen 18-30, Raimund Sassari spara rap di Appiano alle 19, tra 8 minuti d'orologio, Ego Siena Santarelli Cingoli alle 19, sugli altri campi Conversano Riva Molteno, il vero e proprio testa a coda, poi Trieste Alperia Merano e alle 20:30 chiude Cassano Magnago Prestano. Andiamo a vedere quello che è la classifica. Conversano 37 su 20 20 giocate, Sassari 32 su 22 giocate, Bozen o Bolzano, fate vobis, 30 su 24, Fasano 28 su 22, Ego Siena a 27 punti su 23 giocate. Poi Prestano Siena dietro l'Alperia Merano 24 su 22, Magnago 24 su 24, Prestano 24 su 23, ma anche Brixen 22 su 24, uno scalino, e troviamo lo Spare-Reppan 19 su 24, Albaro 19 su 25, Trieste 18 su 23, Cingoli con i suoi 15, oggi sarebbe salva, su 22, Fondi 14 su 24, Riva Molteno 11 su 23. Abbiamo subito le formazioni delle squadre, ve le diamo subito mentre le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco. Cingoli giocherà con il completo rosso, l'Ego Siena con il suo completo nero. Allora, le formazioni sono le seguenti. Allora, andiamo a vederle per dovere di ospitalità. Cingoli con Colle Luori in porta, che ha giocato la partita della nazionale nell'ultimo weekend, purtroppo le sconfitte in serie sia con la Bielorussia che con la Norvegia. Colle Luori, Tobaldi, Strappini, Rotaru, Mangoni, Latini, Ladaghis, Giazziri, Gentilozzi, Garroni, Ferretti, Evangelisti, Cirilli, Ciattaglia e Antic agli ordini di mister Palazzi. La Ego Siena, Leban e Pavani sono i portieri, Arcieri, Gai, Carboni, Bargelli, Casa, Pasini, Nikocevic, Senesi, Bronzo, Muoio, allenatore signor Dumnic, arbitrano i signori Francesco e Monetillo. Stanno adesso presentando le squadre. Allora, intanto vi posso dire che Cingoli schiererà Colle Luori, Garroni, Antic, Ladakis, Rotaru, Mangoni, Strappini. Questo è
il 7 di entrata, aspettiamo di sapere quello di Siena, perché mister Dumic si è portato fino in fondo un dubbio, perché c'è Nikocevic che ha un problemino a una spalla, dunque vedremo quale sarà la rotazione di Siena. Vediamo un po', ricordo che Siena dalla partita col Trieste, vinta 33-30 qui a Siena, rinuncia a Pablo Marrocchi che è passato in Francia per un contratto irrinunciabile, dunque Siena va a perdere il terzo bomber della sua, del suo campionato, Marrocchi che lascia Siena con 105 reti all'attivo. E attenzione, perché sarà un duello, due squadre che hanno due giocatori per parte che sarebbero quasi immarcabili. Attenzione al duo di singoli, Antic 153 fatte, quinto in classifica, Ladakis 143, ottavo, che hanno segnato qualcosa in più, qualcosa tanto in più del duo di Siena. Casa, che ha ottenuto la cittadinanza italiana e esordito in nazionale nell'ultimo weekend, 136 e decimo, Nikocevic 121, quattordicesimo. Poi, volendo, Siena trova Bargelli 68, Bronzo 66, Pasini 89, Guggino 60, Gaeta 50, Pavani 1, Arcieri subentrato nel mercato di dicembre 54, 2 di Senesi, mentre Cingoli a dietro, Vincoletto a 23, Garroni a 50, Rotaro 59, 49 di Strappini, 26 di Cirillo, 89 di Mangoni, 13 di Ciattaglia, 6 Ferretti, 7 Topaldi, 1 di Giazziri e 1 di Colleluori. Allora, attendo l'entrata in campo del 7 dell'Ego Siena. Se posso addentrarmi in piccole statistiche, allora Arcieri ce lo abbiamo, allora Arcieri dentro, poi in porta va ovviamente Leban, e su questo non ci piove. Poi vediamo un po' chi mette dentro, Pasini, poi entra dentro ovviamente il mio amico Bronzo, poi entra dentro Bargelli, eccolo qua, poi Casa, e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Poi col numero 7 entra, come detto, Bargelli. Vediamo, entra col numero 18-19, c'è Nikocevic. Dunque, prima palla Cingole che attacca dalla destra alla sinistra per la vostra visibilità. Completo rosso per Cingoli, completo nero per Ego Siena. Buon divertimento sugli schermi di Eleve Sport da Stefano Ballerini, e che ovviamente vinca il migliore. Piccolo fraseggio in attacco per Cingoli, Ladakis in punta, punta di riferimento, Ladakis, Antic, adesso si scambiano, Ladakis va a sinistra, Antic centrale, un palleggio, lo scarico, terzo tempo, Ladakis viene chiuso, poi riprende palla da destra Ladakis, 1-0 per la squadra di Cingoli. Ladakis subito a segno. Allora, la battuta da centrocampo per la Ego Siena. Nikocevic recuperato all'ultimo minuto. Nikocevic, Bronzo vanno a parlucchiare due. Pasini, si parla anche Pasini con Nikocevic. Vediamo. Primo attacco Siena. Cingoli ha già realizzato, e chi poteva segnare se non Ladakis? 143, aggiungo 144 i gol. Pasini, Nikocevic, 1-2-3, Nikocevic ce la va a pareggiare, gol di Nikocevic che segna il 122esimo gol. Palla persa in attacco da Cingoli, allora occasione in gergo si chiamerebbe free ball, cioè, e Siena lo spreca subito, il servizio per casa non arriva a nessuno, laddove non prendi gol e hai la palla per marcare, abbiamo chiamato questo frangente free ball, come adesso ce l'ha Cingoli che attacca, siamo 1-1, un minuto e 48 trascorsi, Ladakis, Antic, prende la mira, va a parare, Leban, primo tiro parato a
la Dakis, attenzione Pasini, la palla che è quella del gol del vantaggio per l'Ego Siena, 2-1, 2-0-9. Non me ne vogliano gli sportivi di singoli, la Dakis, ancora Lehmann in tuffo a bloccarla. E allora mi sa che dovrò rispolverare il vecchio aggettivo per Lehmann, santo subito, mentre mi va a segno anche Bronzo, in caduta va a metterla tra le gambe del portiere Colleluori. 3-1, abbiamo fatto già il piccolo break. Bene così, dicevo, Lehmann ha lasciato le cronache dell'Ego l'anno scorso, dove più di una volta a nome Lehmann seguiva santo subito, immediatamente. Allora si sta ritagliando anche oggi, due grosse parate, grandi parate sulle prime due stoccate dei due frombolieri di Cingoli. Adesso Cingoli alla palla per accorciare, la Dakis un palleggio, stava per commettere falli, ha scaricato in tempo Antic, raddoppiato, sfondamento di Antic. Allora terzo pallone libero per la Ego per fare un break iniziale. Casa, 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 tiro, Colleluori para, bravo Colleluori, piazzatissimo, allunga le manoni e para la botta di casa. Attacca Cingoli, Antic sulla fascia di sinistra, al centro la Dakis, lo scarico a destra dove va a giocare il numero 15 Rotaru. Abbiamo ripreso i due che si conoscono a meraviglia, lo scarico Antic, la Dakis a sinistra, 1-2, lo scarico subito, la Dakis, Antic bloccato sul ricevimento palla, fallo, punizione per Cingoli, il palleggio di Antic va a destra, poi il tiro a segno, il numero 15 Rotaru, 3-2. La Ego non è riuscita a tenere la porta inviolata in questa circostanza, Cingoli è lì sotto, meno uno, ma ovviamente partita lunghissima, 4-19, siamo 3-2 per il team senese della Ego Siena. Nikocevic, casa Pasini, questo è il trittico di attacco, casa centrale a distribuire, Pasini adesso si scambia, casa va a sinistra, si divincola, segnerebbe come al solito nella palla a mano, è l'attimo fatale, qualche volta viene dato il vantaggio a chi segna, qualche volta no, in questo caso punizione Siena da sinistra, annullato il gol, casa, ancora casa, ci mette le mani Colleluori, ma casa va a siglare il gol. Allora tutti single, attenzione la botta di Antic, che missile per Antic, che giocatore, primo gol per Antic, 4-3, 5-10. Nikocevic, attenzione alla spalluccia, ammonito Antic, giallo per il monumentale numero 8, un vero e proprio massello, difficile giocarci l'uno contro uno, vediamo come andrà. Nikocevic in questa fase bloccato, allora Pasini al centro, casa a sinistra, Nikocevic a destra, eccolo qua il trittico da cui parte, arriva centrale Guggino, casa, Pasini a sinistra, ancora casa, prende lo slancio, un palleggio, lo smisto, non arriva palla a Bronzo che aspettava per il perimetro da destra, palla intercettata da Cingoli, attenzione il tiro, che occasione che si è mangiato Cingoli col numero 19 Diego Strappini, tiro alto, però purtroppo per la seconda volta sbagliamo noi, ma sbagliano, cioè sbagliano loro ma sbagliamo anche noi, la palla riconquistata da Cingoli, la Dakis, 1-2, bravissimo Lehmann che intuisce il tiro che era con il rimbalzo prima di vedere la porta, punizione, tutto annullato, la parata di Lehmann che rimane però agli archivi. Antic, palleggio di Antic, lo smisto a destra, ancora Antic centrale, la Dakis va a sfondare, la Dakis, allora questo pallone è importante, dobbiamo gestirlo bene, buon attacco dopo la buona difesa, Guggino e la mette dentro, Guggino, primo gol anche per Guggino, tutti single, il gol in caduta da destra lo segna il numero 19 Diego
Strappini. E allora siamo sempre lì, uno sopra Siena sul 5-4, 6-52. Squadre che hanno sbagliato da di qua e di là due tiri, ma nel ribaltamento di fronte il break non è stato messo a segno. Le due squadre hanno sbagliato l'abbrivio di scavare immediatamente il più due. Allora, Nikočević, Pasini, arriva Arcieri, Casa, siamo dietro, lontano dal perimetro, Pasini, l'intercetto, voleva seguire Nikočević, Garroni, che errore Garroni davanti all'Eban, cerca il palo sinistro, non mette bene il corpo sull'ultimo appoggio e la palla se ne va lato campo, pericolo scampato per Siena nell'uno contro uno di Garroni sull'Eban, che aveva sì intuito la direzione, ma un conto il pallone che entra tra i pali e chissà come va a finire, un conto il pallone se ne va direttamente al lato. Pasini per Nikočević, Casa a sinistra, piano piano Pasini avanza di due passi, lo scarico a Nikočević, Casa che piglia la mira, poi effettua un due passi in acrobazia, fermato regolarmente, Bargelli per Casa, Nikočević stavolta è a sinistra per non dare punti di riferimento alla difesa di il tiro al lato, ecco vedete com'è, al lato di qua, al lato di là, purtroppo l'occasione è fallita da Arcieri. Allora il tiro ancora, ha tirato il numero 8 Antice, palla di rimbalzo fuori, ma Nikočević ha ammonito perché ovviamente contatto sulla mano di Antic che andava a mollare il pallone direzione la porta di Lehmann. Punizione in attacco ancora Cingoli, 8-43, conduce Siena di un gol, 5-4, Antic una finta di qua, finta di là, lo scarico sul De Corpore di Lehmann, ancora una parata di Lehmann, va bene, Nikočević, destra-sinistra e poi anche Nikočević alza il braccione sinistro, la mannaia non si abbassa, la palla che passa alta sulla trasversale di Collelori. Antic cambia fronte, va a metterla, passi in attacco di Rotaro sulla ricezione, un passo in più del consentito. I passi sono tre, palleggio, passi, tre, se metti giù il quarto sono passi e perdi il pallone. Ammonito il numero 15, Rotaro. 9-21, vediamo. Andiamo sul possesso di Siena alla fine del primo terzo del primo tempo. 30 minuti per tempo, il cronometro si ferma ogni volta che gli arbitri fischiano. Poi ci sono i time out. Allora, Nikočević che ha unto il pallone con quello che serve per non perdere l'aderenza con le mani. Tutti hanno toccato il pallone, bene così. Pasini a dettare la trama, Nikočević e Pasini, arriva con il numero 7, Bargelli, ancora un'occasione, la palla fermata da Collelori, non è preciso Siena in questa briva, ha avuto già, credo di ricordare, vado a mente, il tiro fuori lo ha sprecato Alexandru Rotaro con il numero 15, ancora un'occasione, Pasini si gira, la smerigliata di Pasini che passa ad un soffio dal palo sinistro del portiere Collelori, ma ovviamente fallo sulla conclusione, siamo in attacco, il primo tiro di rigore lo affidiamo a Stefanino Arcieri. Arcieri che batte Collelori, anche per Arcieri un gol. Tutti singoli, gol di Siena, 6-4, adesso avremo più 2, come era stato sul 3-1. Fallo di Arcieri che ferma comunque lo svolgere dell'azione del tema di attacco di Cingoli. La palla battuta, Antic che la riceve ovviamente da Ladakis, i due frombolieri di Cingoli, due giocatori straordinari. Anche, l'abbiamo visto, il gol di Ladakis, che va a siglare il gol, la Dakis secondo gol, 6-5, torniamo a gestire
un punto di vantaggio. La Dakis 145esimo centro. Casa, Bargelli, Nikocevic, Pasini. Lo scarico, il perimetro stampato in rete da il mio amico Umbertino Bronzo. Secondo gol di Bronzo. Siamo 7-5, 11-43. Primo terzo del primo tempo messo agli archivi. La Dakis, lo scarico, Anticce. Questa volta prende in contropiede Leban. Anticce che segna il secondo gol, 7-6. Il tiro ed il gol di Nikocevic dall'altra parte. Anche Nikocevic si va a mettere a due gol. Nikocevic 123. E non per tutti, mi verrebbe da dire. Allora, Anticce, Ladakis, laggiù a destra c'è Rotaru. Ladakis, adesso arriva in soccorso anche Strappini. Cessione palla, Ladakis la riceve nel dai e vai, attenzione, palla persa. Non si capiscono i tre là davanti. Palla buttata, attacca Siena. Allora, altro pallone pesante. Casa, lo scarico, Nikocevic. Si ferma Nikocevic, ricomincia piano piano. Per Casa, Pasini, dietro di lui c'è Arcieri. Eccolo, palla ricevuta. Piano piano, Siena non ha fretta. Nikocevic, la fretta è una cattiva consigliera. Abbiamo già sprecato quattro palloni per cercare di fare break a ripetizioni. Non ci siamo riusciti. Nikocevic salta un uomo, tira, lo stampa sul corpo di Colleluori, che respinge e poi para e riparte Cingoli. Anticce la riceve dalla Dakis. La palla servita a Strappini, che viene strattonato. Anticce per la battuta della punizione, già battuta. Anticce, tre passi, lo scarico per Strappini, lo raddoppiano i difensori di Siena, Bronzo e Nikocevic nell'occasione. Ancora una punizione, Anticce va a destra, la Dakis prende un colpo, Guggino nel cercare di allargarsi a sinistra per chiudere la viabilità al numero 4, la Dakis, colpo di Guggino che viene mandato in panchina, si scusa con Dumnic che gli dice calma ragazzo, non puoi mettere le mani in faccia agli avversari. Allora siamo 6 contro 7, è la prima superiorità numerica dell'incontro, arriva quasi quando sta per arrivare il quarto d'ora, 8-6 per Siena, ma la battuta e possesso è di Cingoli. Battuta, Ladakis la riceve, parte con un terzo tempo, un incredibile errore di Ladakis, avesse dovuto scommettere 3 euro, li mettevo sul gol facile facile. Ladakis va a presentarsi davanti a Leban, prende la mira ma il braccione destro non si abbassa e la palla se ne va sulla trasversale. Meno male, non me ne vogliano i ragazzi e gli amici di Cingoli, Siena gioca tutto un attacco, va Leban in panchina. Si gioca a porta aperta per sfruttare il parità, la parità di uomini sul possesso palla. Casa 1-2, arrivano al raddoppio, Casa fermata, Leban è lì pronto che balzella tra la panchina e il centrocampo. Adesso Leban rientra in campo perché ovviamente Siena è stato fermato e allora ci potrebbe essere, nel caso di un altro intercetto, un contropiede. Nikocevic la sberla sulla spalla di un avversario, eccolo qua, dicevo 1-2, guarda cosa mi fa Leban Santo immediatamente, non subito, Leban Santo immediatamente, preparo la lettera da portare in Vaticano alla prossima udienza del mercoledì. Va bene, allora dentro Pasini, ancora Leban in panca, attacchiamo al completo, 8-6, primo quarto d'ora andato, 15-16. Casa, Pasini, Nikocevic, attenzione, Pasini arriva a Bronzo, un palleggio, salta e poi viene preso e messo a terra.
ci sarà punizione, time out. Vogliamo il l'addetto allo straccio, perché ovviamente Bronzo è andato a terra, maglietta intrisa già di sudore. Se uno mette lo scarpino lì e ci mette l'appoggio, rischia di finire per le terre. Non serve, hanno passato un paio di scarpate e il bagnato si è asciugato. Bargelli per Nikosevic. Casa, il fischio arbitrale. Casa fa partire il destro, Colleluori si oppone, ma c'è il tiro di rigore, il secondo per Siena. Ancora Stefanino Arcieri, un gol, quello su rigore di poco fa. Poi vi aggiorno anche la statistica sui tiri dalla piazzola dei 7 metri. Arcieri, Colleluori, il gol di Arcieri. E allora i rigori per Siena sono 58 su 82, meglio ha fatto Cingoli per ora, che partirà da 72 su 93. Però Leban va a incassare il gol del numero 4, Ladakis, il suo terzo gol del pomeriggio. Ladakis 146. Vediamo se riusciamo a star dietro all'aggiornamento dei gol, anche da parte ovviamente di Cingoli, certo. Attacca Siena 9-7, 16-44. Bargelli, un palleggio, lo scarico a Nikosevic. Pasini, Nikosevic prende la ira, lo scarico, il servizio bene, ma c'è doppio palleggio e allora riperdiamo un altro pallone in attacco. Non siamo a Dumnic muove le mani a dire ragazzi così non va bene. Va a segnare intanto Antic, terzo gol anche per lui. Antic 156. Allora 9-8 17-22, siamo in collegamento con il Palaestra di Siena per Eleven Sports. Stefano Ballerini alla telecronaca di questo 26esimo turno, Ego Siena contro Santarelli Cingoli. La botta di Casa che non trova pronto Colleluori. Cresci in casa, secondo gol. Casa va a 138. Palleggio di Cingoli. Il tiro, la traversa incredibile. Che occasione. Strappini ci regala questa possibilità. Solo a tu per tu. Guarda Leban, tira. Cerca la potenza più che il piazzamento del pallone. La traversa gli dice di no. Pasini a sinistra, Casa centrale, Nikosevic a destra. Ancora Casa. Ritorna Arcieri, eccolo dietro Casa, eccolo servito Arcieri. Palleggio, 1-2, il tiro. Questa è una telefonata a Colleluori. Ragazzo, la metto lì, Terex ricevuto. Colleluori ammortizza. Antic, il lob, il tiro ed il gol del numero 19 per Diego Strappini, secondo gol di Strappini che nella fattispecie arriva a 51. C'è il time out, allora io cedo la linea alla regia per qualche secondo, torniamo quasi subito, linea alla regia di Eleven Sport. Ok, torniamo collegati dal Palaestra, è andato in onda il nostro comunicato di rete, dunque rivedete le immagini dal campo. A centrocampo i due arbitri che sono stati a chiamare questo match, Simone Francesco e Pietro Monetillo. Punteggio 10-9 Ego Siena, partita combattuta. Siena ha avuto un 10-8 e un 3-1 in avvio, con però la, possiamo chiamarla, la colpa o la mancata
puntualità di aver potuto sfruttare diversi palloni regalati dall'attacco di Cingoli, non siamo riusciti a fare i rispettivi break. Allora, si riparte 18:45, la battuta di Ego Siena con Guggino nel cerchio di centrocampo. Guggino, Pasini, Nikosevic, Bronzo a destra. Bronzo piano piano si porta nella consueta posizione di ala destra, pronto per i suoi inserimenti dal perimetro. Nikosevic, Guggino centrale, Casa, Arcieri risale il perimetrale. Nikosevic, Guggino si accelera, la palla persa da Casa che voleva farla arrivare a Pasini per il perimetro da sinistra. Un altro errore, non siamo concentrati. Antic e Arrabbiatello scuote la testa e muove le braccia come dire: ragazzi, quanto sprechiamo. Ancora Antic al tiro e ancora Santoleban con il coscione di sinistra a fermare il tiro. Bene, bene, bene così. Ovviamente non saranno contenti né in panchina né in campo per Cingoli né gli sportivi cingolani, ma così è. Pasini, Casa, bisogna essere più precisi, Kreshner, più precisi nello smercio palla. Nikosevic, Bronzo dimenticato a destra, nel senso dimenticato, è lì che lui deve stare. Arcieri, 1-2, fronte di destra. Nikosevic, una finta, poi torna su sei passi. Casa a sinistra, 1-2, si alza Casa e va a metterla dentro dove con le Luori non potrà mai arrivarci. Casa, c'è il perimetro, intanto Casa ne aveva segnati 136 e 3 fa 139. Ladakis, Ladakis, il perimetro, il tiro, la grande parata di Deba, lì non si passa, lì non si passa, non c'è niente da fare, lì non si passa, caro Mangoni, gli scarica sul primo palo, ma Leban è attaccato al paletto di competenza. Stop, è una viabilità mancata, c'è un divieto di senso, gioco interrotto. Allora entra Ciattaglia, Cirilli, vanno via Strappini e Garroni per Cingoli. Guggino, che è tornato ad avere i capelli normali dopo che l'avevo visto con i capelli strabiondi, va bene così adesso. Guggino più presentabile. Pasini, Guggino, Pasini, Casa, vediamo cosa decide Siena. Pasini ha un pallone che lì per lì era stato perso, riconquistato. Casa, preso Casa che cerca la battuta di rimbalzo, palla che si alza sulla traversa, ma c'è fallo ovviamente sullo scarico di Casa. Va in panchina per 2 minuti Alessandro Rotaru, però non c'è punizione, è solo il gesto antisportivo del braccio sul braccio di Casa. Palla alta, purtroppo altra occasione sprecata. Via Colleluori, attacca Cingoli, dentro Ferretto, porta libera, dentro Ferretti, porta libera per Cingoli, si attacca 6, tutti uomini di movimento. Antic parte, Ferretti danza sulla palla, Ferretti si alza, Antic, una deviazione, che fortuna, Antic va a mettersi il gol, ma c'è chiara occasione di autogol, una spalla credo di Arcieri, ma lì per lì ora non ho focalizzato l'istante. 11-10 Ego Siena, che peccato, palla che era diretta alla destra di Leban che si era buttato nella maniera consona, la deviazione e l'autogol a spiazzare Leban. Casa, Nikosevic, eccolo Bronzo che però riceve mezzo passo, non può partire col suo movimento di perimetro. Casa, adesso c'è Pasini sotto le gambe di Colleluori, Pasini a segno, secondo gol anche per Pasini. 12-10, 22-26, mancano 7:44 alla fine della prima frazione. Siena conduce di 2, 12-10, è il terzo doppio vantaggio che Siena ha dall'inizio della partita, unico vantaggio di Cingoli, l'1-0 iniziale. Antic, Ladakis che prova a destra,
lo scarico, attenzione, bravo Antic che tiene un pallone importante, palla persa, il tiro, il gol di Leban a porta vuota, va a mettere timbro anche Leban, un gol di Leban, andiamo a più 3, è il break importante di Siena, 23-09, porta libera per Cingoli che sbaglia pallone in attacco, ovviamente palla porta inquadrata, il braccio sinistro di Leban in questo caso, palla che Lem rimbalza e si insacca per il più 3 Siena. Allora palleggio di Antic, Ladakis, Ferretti, ancora un doppio palleggio, ancora una palla persa, intanto è rientrato con le Luori Nikosevic, palla che pesa come un pallone medicinale e oltretutto scotta terribilmente, è la palla dell'eventuale, sto incrociando tutto ciò che c'è da incrociare, del più 4 Siena, sarebbe augurabile quando mancano 6 minuti e secondi da giocare nel primo tempo. Pasini, casa, Pasini, casa, casa, 1-2, Nikosevic, bronzo, il pallonetto, la traversa, la palla che se ne va, fatto tutto bene, stavolta ha scelto il pallonetto, palla che si è adagiata sulla parte della alta della traversa, intanto va a siglare il gol Antic, quinto gol di Antic, 153 e fa 158. E allora tornano due, 13-11, abbiamo avuto il pallone del più 4, peccato, non è andata. E il vecchio detto, sempre verde anche nella palla a mano, da gol sbagliato irrimediabilmente, gol subito. Ma va bene così, ovviamente. Bisogna variare anche il tema delle conclusioni con le Luori. Sa esattamente di cosa parliamo, il fallo su Nikosevic, su Bodizar, Bodo chiamato dagli amici. Allora vediamo cosa viene deciso, si asciuga il terreno di gioco perché ovviamente Bodizar è andato a terra, maglietta intrisa, Bodizar chiamato da Dumnic che gli dice cosa fare, è meglio fare così. Poi il duetto continua perché Bodizar torna su sei passi. La mano allungata di Dumnic, a cui rivolgerò un pensiero all'atto dell'intervista finale. Allora, punizione battuta, non c'è tiro di rigore sul stacco e tiro di Bodizar. Allora, Pasini a destra, casa centrale, Bodizar adesso è a sinistra. Arriva Gugino che risale, ruotano tutti come un orologio. Pasini, Bodizar 1-2. Il tiro, cambio mano, palo, fallo su Bodizar, palo di Bodizar, ovviamente non conta, fischio arbitrale che aveva stoppato tutto. Pasini trova Arcieri che non può partire a perimetro a sinistra, la finta, lo scarico, casa, casa, due tiri di casa, due tentativi, il secondo parte il tiro, Colleluori, mano, traversa, Colleluori, riparte Cingoli. Ladakis ancora, incredibile, un altro autogol per Siena, Ladakis che sigla il quarto gol, ma anche qui chiara situazione di autogol che non conta, però voglio dire le ultime due reti per Cingoli, 13-12 più 1, siamo al 26esimo, 4 alla fine del primo tempo, peccato Siena che aveva fatto marcamento giusto, tiri e due deviazioni che battono Leban, questa volta non si è spiazzato, ha provato a cambiare il tuffo, palla che ormai aveva preso la direzione, Arcieri, la botta di Arcieri è una botta centrale, Colleluori la blocca in due tempi, Ladakis, attenzione, free ball, Cingoli, la palla messa lì, non c'è punizione, va a terra l'attaccante di Cingoli, Pasini cerca la trottolina che non entra, non gira a sufficienza Pasini, Antic rientra, Pasini, Ferretti, 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 il gol di Ferretti, primo gol di Ferretti, 13-13, attenzione, Cingoli ha impattato, 26-56, più 3 avevamo, il rientro di Cingoli è 0-3, 27-03, siamo a meno di 3 minuti, 2 e 51-50 adesso, Gugino
Pasini, il tiro, e stavolta andiamo a segno con Bargelli in caduta libera. Gol di Bargelli, il primo del match. Ferretti, ripreso il vantaggio, 14-13. Antic, balla, l'intercetto è di Nikočević ma è falloso. Braccio di Nikočević su il numero 8 Antic, il time out. Io cedo ancora la linea alla regia. Torniamo collegati con le immagini dal palestra di Siena, amici di Eleven Sport, amici del mondo dell'handball toscano e nazionale, ovviamente amici di Cingoli che saluto di nuovo. Siamo a 27-32 della prima frazione di gioco, primo tempo di Ego Cingoli, 14-13 per i padroni di casa che hanno avuto due stinte da più due e uno da più tre, palla in mano per andare a più quattro. Tutto ciò non si è realizzato e Cingoli è stata puntuale e precisa nel rovesciarci e infliggerci uno 0-3 di rientro sul 13 pari. Adesso l'Ego ha ripreso un gol di vantaggio, avanza Cingoli, azione d'attacco, eccolo, da Cirilli per Antic e per Ladagis, la palla per Rotaro a destra. Antic, Ladakis, Antic, arriva Ladakis, una finta, balla, piede destro, piede sinistro, Antic che taglia il campo, riceve, Antic si porta da destro, si gira, grandissimo gol di Antic, un gol da cineteca, ha fatto tutto, ha ruotato sul corpo, si è appoggiato sul piede giusto e ha scaricato alle spalle di Leban, gol bellissimo, 14-14. Siena in attacco, vediamo se riusciamo ad andare al riposo in vantaggio, casa, destra, sinistra, Pasini, Pasini, Nikočević, Bronzo non è preciso, Bronzo non può ricevere e partire, deve riaprire il gioco, Pasini, danza Pasini, cerca un sottomarino, palla che urta un braccio di un difensore di Cingoli e viene ammortizzata, non è contento Dumnic, attenzione, e allora va il vantaggio, va in vantaggio Cingoli, gol del numero 10 Mangoni, il primo gol di Mangoni, 15-14, il secondo vantaggio dopo l'1-0 iniziale. Allora c'è un 4-0 di rientro nella partita d'attacco di Cingoli, sotto di 3, avanti di 1, 28-59-29, 1 alla fine, palla in mano Siena che deve ovviamente andare a pareggiarla. Pasini, Pasini, la palla persa di Pasini che vuole una bellezza che non gli riesce, perde palla, l'avevamo ripresa con Bronzo che però la tocca, la sporca ma non la ferma, e allora l'ultimo pallone verosimilmente è di Cingoli che potrebbe addirittura andare negli spogliatoi su più due. 15-14, Ladakis di punta centrale, Rotaru, Ladakis, Antic ovviamente, chi non se lui, poi ancora Antic, Rotaru messo a terra da Arcieri, Antic guarda il tabellone, guarda quanti secondi, 10, andiamo a un countdown in tutti insieme, il tiro di Antic, la parata di Leban, ma teniamo la palla per fortuna, Bronzo si è buttato per tenerla buona sul lato di destra. La palla è tornata di possesso a Cingoli, l'ha avuta per un secondo Davide Sciattaglia, non c'è stato tempo, primo tempo che ahimè, ai noi, ai loro, ai tutti si chiude, tranne ovviamente di Cingoli. 15-14 Cingoli, allora io devo passare la linea per un promo istituzionale alla regia, qualche minuto torniamo e intanto preparo il tabellino di metà partita da Stefano Ballerini
Per adesso dal palestra di Siena è tutto, linea alla regia, grazie. Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura.
Eccoci qua ancora, amici di Eleven Sport dal Palestra di Siena, squadre che tornano in campo per dar vita al secondo tempo. 26esimo turno in Serie A 1 Beretta. Il Cingoli è andato negli spogliatoi in vantaggio 15-14, il secondo vantaggio di 1 dopo l'1-0 iniziale. Siena, nelle miglior stinte della sua partita del primo tempo, era riuscita a salire più 3, palla in mano per il più 4. Occasione sprecata, Cingoli è stata bravo a prendere l'occasione al balzo, ha restituito il più 3, si è portata 13 pari e poi 15-14. Allora arriva una notizia con il Fasano che si iscrive alla Riffa Coppe. Fasano che batte di un sol gol il Brixen barra Bressanone Fate Vobis 25-24. E allora la classifica direbbe: con Versano 37, Sassari 32, Bolzano 30, Fasano 28, Siena è fermo a 27 perché sta perdendo ovviamente contro il Cingoli. Allora non voglio andare avanti perché sennò poi, se mi addentro in considerazione oltre, poi qualcuno dice che potrei portare Scalogna o qualcosa del genere, per cui vado a vedere con gli occhi miei quello che è successo nel primo tempo con Cingoli. 6 gol di Antic, 1 di Ferretti, 4 di Ladakis, 1 di Mangoni, 1 di Rotaru, 2 di Strappini. Questo per Cingoli. Siena ha messo 2 rigori di Arcieri, 1 di Bargelli, 3 di Kresnik Casa, 1 di Gugino, 1 di Leban dalla porta a porta vuota, 2 di Pasini, 2 di Nikocevic, 2 di Bronzo. Abbiamo sbagliato da parte Siena. Vorrei fare la telecronaca più super partes possibile, però poi la cronaca ovviamente dice che Siena ha avuto diverse occasioni importanti sfruttando un paio di edorracci brutti brutti di Cingoli davanti alla porta di Leban. Non siamo riusciti a sfruttarle e allora laggiù, come dice il mio socio d'opera al canale 196, tale Paolo Caselli, laddove un pallone rimbalza su qualsiasi superficie si giochi, può sempre succedere qualsiasi cosa fino all'ultimo secondo. E allora 15-14, vantaggio più 1 Cingoli al 30esimo scoccato. Adesso Arcieri discute al tavolo degli arbitri. Arcieri che allora arriva subentrato dal mercato invernale, arriva a 56 gol, Bronzo 68, Bargelli 60 e poi Casa 134, Nikocevic 123, Antice sale a 159, Ladakis 147, Rotaru 60, pari pari, Strappini 51, Mangoni 90, Ferretti un gol, 7 in totale. Attacca Siena dalla destra alla sinistra della vostra visibilità. Di nuovo buon divertimento, la palla di Arcieri per Bronzo, non parte il perimetro. Allora Nikocevic, la sbella di Nikocevic che va a segno, il terzo gol di Nikocevic, la parità a quota 15 dopo 39 secondi di gioco. Va bene così, l'abbiamo rimessa in parità per non essere succubi del risultato. Attacca Siena, Ladakis, Antice, la palla dentro, il tiro in caduta del numero 19 Strappini, palla alta della traversa, palloncino che se ne va sul fondo. Tiriamo un bel sospirone di sollievo. Allora attacca Siena, free ball per il vantaggio senese. Allora da gestire al meglio perché abbiamo buttato diverse occasioni. Credo che mister Dumnic abbia strigliato a dovere i suoi ragazzi. Bargelli, palleggio scarico per Bodizar, Pasini, Casa, prende la mira, Casa non entra, palla che rimbalza nell'incrocio dei pali e torna buona. Che Scalogna per Casa, se l'è trovata tra le mani con le Luori. Fermato Antic dal raddoppio, punizione Cingoli, Antic lo scarico, Ladakis
palla persa però la riconquista nella propria metà campo Cingoli, ancora la Dakis, ancora Antic, la Dakis Antic, risale la china col numero 6 Garroni, poi ancora uno stop, Strappini ha battuto la punizione, infrazione di passi, palla persa in attacco per Cingoli, non è la prima volta, anche Cingoli ha commesso diverse ingenuità, palloni persi, il pallonetto di grande conclusione di Raulino Bargelli, secondo gol di Bargelli, vantaggio Siena, e poi però va a pareggiarla, di lì non può sbagliare la Dakis, un gol e siamo a quota 5, 16-16, temo il gol da destra, la stoccata di Nikočević, che botta, 4 gol per Bodizar, vantaggio Siena 17-16, ancora una deviazione sulla Dacchi, stavolta però è bravissimo Leban, Bargelli la schiaccia a terra, 1-2 di Bargelli, 3 gol, Siena fa il brecchino da meno 1 a più 2, 3-0 di ripartenza, non male l'inizio del secondo tempo, Bargelli pugno con Dumnic, va in panca al suo posto, entra col 23 Guggino. Allora si asciuga il terreno perché quel pallone vagante era stato raccattato in tuffo dai giocatori di Siena per dare via al contropiede, poi portato a compimento da Raulino con il suo terzo gol, si riparte, Cingoli da sinistra verso destra, siamo su Eleve Sport, la partita del Palaestra, Siena che deve vincere perché si è iscritto alla Riffa Coppe anche Fasano dopo Vozen, e dunque Siena non può che vincere, ha un risultato solo a questo punto, il pareggio sarebbe come una sconfitta, prova il tiro in girella col numero 4 da sinistra verso destra il buon Ladakis, fallo sulla mano di Ladakis, rigore, e allora qui ci vuole la firma sulla lettera da portare in Vaticano, è il gol, sta su una stumpiede fino alla fine Antic che va a siglare il gol numero 7 di rigore, 18-17, rosicca un punto Cingoli, attacca Siena, ha vinto il duello di nervi Antic contro Leban, alla fine di qualche finta il rigore realizzato, lo scarico non va, di casa per Guggino, palla intercettata e Cingoli va per il pareggio, Rotaru, danza Rotaru, Rotaru non si capisce, la palla la riprendiamo, casa in mezzo alle gambe di Rotaru, il servizio per Alceri che ce la scaraventa in gol, il gol di Alceri, il numero 3 per Arcerino, il tiro di Cingoli alto, ha provato Strappini che si scusa con un braccio con i suoi, errore, non si abbassa il braccio, mezzo tiro diretto e mezzo pallonetto, palla alta sulla trasversale, attacca mentre se ne è andati i primi 5 minuti Siena che era ripartito trovando addirittura il più 3 dal meno 1, adesso viaggia più 2, 19-17, 5-28, Pasini per casa, Bodizar, Nikočević a destra, casa di punta centrale, Pasini a sinistra, attende Arcieri a sinistra, Bronzo a destra, lo scarico, Nikočević deve ritornare sui suoi passi, poi riparte come una scheggia impazzita, viene fermato il regolamento, Guggino per Nikočević, casa 1-2, il pallone filtrante per Nikočević, fallo sullo scarico di casa, punizione per la Ego, casa 1-2, si incunea e poi tira sulle zampe, sulle gambe di Colleluori, occasione Siena, 1-1 sbagliato da casa, e dall'altra parte preciso il gol del numero 19 Strappini, terzo gol di Strappini, 19-18, si assottiglia il vantaggio Siena, da più 3 palle in mano
a più uno, sempre palla in mano, ma abbiamo mancato un uno contro uno con casa, che va via l'MLM a prendere posizione. Allora è rientrato Bargelli, Arcieri, casa, posso dirla? Mi sembra di una sera che stia giocando con il mezzo freno tirato. Poi vi dico una cosa, ma la dirò a Dumnic. Bronzo, pallone per aria, attenzione, Cirilli, Cirilli, il gol di Cirilli. E allora Cirilli purtroppo ci fa il gol del pareggio. Cirilli, primo gol, 19-19, altro 3-0 di rientro per Cingoli, squadra da non sottovalutare. Lo dicevo prima della partita, ho studiato le medie, ho letto tutto il campionato di Cingoli, ne traggo conclusioni che pur in lotta per la retrocessione a 15 punti, Cingoli è una squadra da affrontare con le molle ben oliate. Casa, casa, lo scarico per Bargelli, abbracciato e messo a terra. Punizione non si può, direbbe il buon Vasco Rossi. Il fallo è di Davide Cirilli, maglia numero 33, dica 33 e abbracci Bargelli. Non si può, sì, i due si scambiano un saluto, le scuse di Cirilli a Bargelli, si asciuga il terreno, si può ripartire. Punizione Ego, 19-19, 7:36 minuti e secondi sul mega screen del Palestra di Siena. Stefano Ballerini per Eleven Sport dal canale 196 di Tele Firenze della Super Sport, dove parliamo tutti i martedì di pallamano. La palla per Bronzo, la deviazione lato campo, sporcata l'azione di Siena, si riparte. Pasini, Pasini, ancora Nikosevic, gestita male questa azione. Casa, la sventagliata, il gol di casa, quarto gol di casa, 140 per lui, tondi tondi. Attacca 20-19 Ego, attacca Rotaru, che botta, che giocatore è questo qua, che giocatore è questo qua. Maglia numero 4, Ladakis, un altro gol, siamo a 6. Ladakis, 151, il tiro di casa, la parata di Colleluori in tuffo a sinistra, si esalta Colleluori. Palla per Cingoli, siamo 20-20, tutto da rifare, altro vantaggio vanificato per Siena. Cingoli ha attaccato al match con il coltello in mezzo ai denti. Una prima deviazione, il tiro l'ha effettuato Rotaru sul De Corpore, e poi il gol di Bargelli, il De Corpore di Lebane, il gol di Bargelli, quarto per lui, gol sbagliato, inevitabilmente gol subito. Ancora San Pavan, santo subito, si scambiano il 5 con il numero 4, Ladakis, ma sullo stacco il tiro e la parata di Leban, di Ladaschi, Ladakis. Il tiro di rigore per Cingoli, si porta a batterlo Ivan Antic, 21-20 Siena. Voglio il miracolo di Leban, vediamo stavolta chi vince la danza sul piede di appoggio, le finte di Leban, le finte di Antic. Eccolo là Leban, eccolo lì Leban, eccolo lì. Pasini in tuffo, va a recuperare palla vagante, va bene così. Santo subito, la lettera al segretario di Stato particolare. Santo immediatamente, subitissimo Leban. Stavolta vince lui il duello. Piedone sinistro, annichilito il rigore di Antic. E allora, asciugato il terreno, scanso equivoci, si riparte. Allora, questo è un free ball importantissimo, usciamo da un'azione dove non facciamo realizzare il rigore a Cingoli. Allora Leban va in panchina, entra Guggino, attacchiamo a tutto vapore per andare a staccare il biglietto del più 2, vediamo se siamo bravi a farlo. Ma attenzione, ripeto, Cingoli sta giocando una signora partita, S e P maiuscola, signora partita. Bargelli, traversa piena di Bargelli, non ce ne va bene una,
è il secondo tiro in pochi minuti che si stampa all'incrocio senza riuscire a levare la ragnatela attaccata tra palla e traversa. Che scalogna, iella iella per Siena. Allora adesso dobbiamo fare ottima difesa. 21-20, se n'è andato il primo terzo, 10 di gara della ripresa. Antic, che bolide, si alza laggiù dove non lo possono intercettare. Un gol di Antic, mamma mamma. 21-21, ancora da rifare tutto in casa. Ego, rientra Guggino per sostituire Leban. Attenzione a non perdere pallone, porta Siena libera. La sfruttata nel primo tempo dall'altra parte, sta Leban con un tiro in gol da porta a porta. Guggino, Pasini, Alceri, si alza Algeri, palla deviata e angolo dalla destra per Siena. Si è alzato Stefanino Alceri, palla murata. Allora Bargelli risale il perimetro, Alceri, Guggino, Nikosevic, il gol di Nikosevic di lì è immarcabile. Siamo a quota 5, 121 e 5 fa, se la matematica non ha opinione, 126 centri, più 1 Siena, 22-21. Attenzione, il tiro, il gol del numero 19, Diego Strappini. Siamo a 4 per Strappini, 22-22. Questa prima mi era addentrato in un mio pensiero particolare. Mi dà l'idea che si vada a giocare una partita sull'arrivo punto punto, e allora vorrebbe dire che il finale di questa gara non è adatto e non sarà adatto ai deboli di Coronale. 22-11 e 48. Guggino, casa, Guggino, traccheggia, Alceri, Alceri addosso però a Colleluori che si butta e intercetta. Strappini che va a mettercela nel sacco, Diego Strappini, 5 per lui. Attenzione, rivantaggio al terzo di singoli. Casa, la palla arriva a Bargelli che di lì non può sbagliare. Quinto centro per Bargelli. 68-5 fa irrimediabilmente 73. 23 pari, palla però a Cingoli. 12-31, minuti e secondi qui al Palestra. Stefano Ballerini per Eleven Sport da casa Ego Siena. Antic bloccato il raddoppio, prima Bargelli e poi Guggino. Si riparte, punizione per Cingoli. Antic, un palleggio, finta destra sinistra, lo scarico, il gol del numero 19, ancora lui, Strappini, e siamo a 6. Attenzione a questo Strappini, mi dà l'idea voglia fare l'eroe per Cingoli. Vantaggio 24-23. Casa, Guggino, casa, bisogna accelerare ragazzi. Io ho visto un 15 minuti iniziali di Ego Siena fondi a Borgo San Lorenzo, poi è finita male con la sconfitta, il gol di Nikosevic, la botta di Nikosevic, e siamo a 6, 24 pari. Allora quei primi 5 minuti come si gioca a pallamano, qui come si segna, segna Antic, ancora lui. Che giocatore Antic ragazzi, 153 e 6 e 3, 9, 162 centri. 25-24, è passato un altro minuto, 13-51. Ci vorrebbe un urlaccio di Dumnic, che è maestro in questo, per svegliare i ragazzi di Siena che stanno, tra virgolette, dormicchiando, vanno alla meno. Bargelli, Nikosevic, arriva Guggino che prova a innescare la quarta. Torna su sei passi Guggino, attenzione! Scarico di Guggino per casa, rivedibile. Casa non lo controlla. Siamo letteralmente, tra virgolette, svagatelli. Attacca Cingoli. Rotaro, Rotaro che danza. Il tiro e il gol. No, mi sono fatto ingannare dalla palla che ha smosso la rete. Meno male, la Dakis è sull'esterno della rete. Allora, occasione. Nikosevic, il tiro sporcato. Palla messa sulla trasversale.
Sarà angolo Siena, da destra lo batte Bronzo. Oi oi, 24-25, cuore debole. Casa, vorrei essere svegliato, time out. E il sottoscritto passa la linea allo studio. 24-25, minuti 14-58, se ne sta per andare il quarto d'ora della ripresa. 5 davanti di un punto, linea allo studio. Allora, eccoci qua di nuovo, gentili amici di Eleven Sport, appassionati di handball o palla a mano, vale lo stesso ovviamente. Amici di Cingoli, collegati alla visione di questa partita dalla vostra bellissima cittadina, grande società, la 1 femminile in bazzica pesantemente per la lotta a salvezza, la 1 maschile che sta alla ricerca del risultato che possa sbloccargli la corsa anche lei per la salvezza. Cingoli in vantaggio al 14:58 del secondo tempo al Palestra di Siena, 25-24. Cingoli brava a ricucire due strappi dal meno 3. Siena che sta con la concentrazione che aleggia sul parquet del Palestra, diciamo così. Vedo degli occhi spersi. Primo tra tutto Casa, che passeggia testa bassa, anche Pasini, sguardo basso. Boh, vabbè, partita lunga, c'è un quarto d'ora pieno, punizione battuta dall'Ego Siena, Gugino in punta centrale, Nikocevic che si è svegliato, 4 gol per 6 in partita, il migliore dei suoi, attenzione questi palloni, Gugino, Bronzo, la palla data, non c'è fallo, attenzione! Il rilancio, Mangoni, il gol di Mangoni, salta la panchina di Cingoli, attenzione, massimo vantaggio Cingoli, 26-24, intanto è rimasto a terra Bargelli nell'area di Cingoli dopo la fine dell'azione scorsa. Allora picca il piede sinistro, anche quello destro, non so quale dei due abbia avuto un problemino, poi scuote la testa Bargelli, un colpo, forse di quelli che fanno male, puntini. Allora, si riparte, a questo punto bisogna dare la scossa, un gattino a 9 code se fosse possibile da mettere in campo, perché bisogna svegliare i ragazzi, stiamo dormicchiando. Partita torposa. Allora attacca Siena da destra a sinistra sotto 2, 24-26 Cingoli. Se Siena fallisce questa partita è addio alle coppe, la prossima dobbiamo andare a Bolzano e poi dovremo andare anche a Conversano, di quelle partite attualmente sono no match. Però Bronzo, intanto vinciamo questa, ancora un pallone buttato così, Nikocevic lo fa suo, Casa, il tiro di Casa, il gran gol di Casa, vediamo se si sveglia Kresnik, quinto gol in partita, 25-26, siamo sotto di uno, il tiro al lato, la palla, l'occasione mancata da Antic, uno dei pochi errori, Gugino, il fallo su Gugino che poi tira debolmente ma aveva già sentito il fischio iniziale, Gugino, via Gugino dentro Arcieri, 3 gol di cui 2 su rigore del primo tempo. Pasini, Casa che riceve, vedo un Casa lontano dalla partita, anche se mette 5 gol ma nella totale della partita lascia un po' a desiderare il buon Kresnik. Bronzo, niente, si alza, palla fuori. Occasione ancora, Diego che attacca con la testa svagata.
non costruiamo più. Fermato in qualche maniera al limite del pitturato il buon Ivan Antic, si deve asciugare il terreno. Antic è andato strusciconi, ha bagnato con la maglietta intrisa di sudore il parquet, e allora bisogna passare lo spazzolone. Cosa fatta Capoà? Va bene, si riparte, possesso Cingoli, attenzione il cronometro comincerebbe a essere quasi impietoso, 17-10, sono 13 minuti da giocare, Cingoli avanti di uno, bisogna chiudere il bandoncino. Antic, la tocca Pavan, devo dirla, ho visto la maglietta allungarsi oltre la maglietta della salute, l'arbitro non ravvisa niente. Pavan la tocca, palla sul fondo, occasione, il tiro, fallo sulla smerigliata di Casa che poi finisce a terra, aveva reagito in maniera meravigliosa come un gatto con le luori. Sulla sua sinistra si ricomincia, punizione ego, non vedo gli occhi della tigre negli occhi dei ragazzi. Allora Dumnic richiama Pasini ad un colloquio a quattro occhi. Dumnic spiega al buon Pasini, due gol nel primo tempo per lui, cosa c'è da fare per migliorare circolazione palla e palloni destinati ai frombolieri. Allora vediamo se si è recepito il consiglio di Dumnic. Pasini, Nikosevic a destra, Pasini al centro, Casa che passeggia, eccolo servito, resa palla a Pasini, un palleggio via Bodizar, Pasini per Casa, Casa, Pasini, arriva Bargelli, Casa, Nikosevic, lo slalom, Casa, 1-2, palleggio, ancora possesso, fallo su Casa, Casa che sembra traccheggiare, ancora una traversa e la palla che rimbalza buona fuori. E 3, così non va, eh? La Iella non è contemplata a tabellino. Il tiro di Rotaru, ma sul de corpore di Pavan. Scusate Pavan, Leban, abbiate pietà. Leban che la mette sul fondo, allora Leban ci ha levato un problema. Adesso il problema dobbiamo andare a crearlo noi a 5, dobbiamo trovare alla svelta il gol del 26-26 che ci dia serenità. Il tiro di Pasini, para con le luori, attenzione, palla lunga, va via Mangoni, cerca il trottolino, non va, accarezza la base del palo di destra, non si chiude la traiettoria della trottolina. Arcieri sotto le gambe di Collelori, ovvia, 4 gol di Arcieri, 58 per lui, 26 pari, 19-19. Rotaru elude il primo palo, Rotaru va a mettere in gol, ancora vantaggio per Cingoli, Rotaru secondo gol, 59 e 2 fanno 61, passa 60, passa la soglia dei 60 gol Rotaru in campionato. Nikosevic, 27 Cingoli, 26 Siena, 19 e 50, 11 e 10 da giocare, a scalare, ma adesso Nikosevic scarica, prende fallo, para però con le luori. Vediamo cosa viene dato. Time out? No. No, si asciuga il terreno. Si asciuga il terreno. Eccolo là, sulla parte di destra. Difesa Cingoli, parte sinistra. Attacco Siena. Cosa fatta? Bravo. Si riparte. 20. 10 alla fine, secondo più, secondo meno. Bronzo, non parte il perimetro di Bronzo. Questo è un dato inconfutabile, manca quell'appiglio. Lo sfonda e il passi di Casa che manca l'ultimo appoggio. Attenzione, attenzione! Caro il mio amico con la maglia numero 6,
Garroni, sentiti così, lì c'è il senso unico, divieto di transito del palloncino, c'è il piedone di Leban. 27, 26, 20 e 42. Casa, una finta, ma Casa spara ancora sul petto di Colleluori. Crash in casa, caro amico mio, non ci siamo. Manca fantasia al tiro. Il tiro ed il gol del numero 4, Ladakis. 4 e 3, 7. Il gol di bronzo, finalmente si blocca bronzo, 26, no, aspetta, c'è un problema, il tiro deviato, no, allora era, sì, gol di bronzo, 27-28 avevo visto e poi attutiamo il tentativo di Cingoli, però vedo gli arbitri nella consueta posizione di rigore assegnato a Cingoli, avevamo fermato il tiro, l'avevamo fatta nostra, ma mai dimenticarsi che gli arbitri possono sanzionare il rigore dopo il tiro parato. Entra in campo il Prode Pavani. Allora, a mischiare le carte, Pavani è un anche un mini specialista. Vediamo un po', fammi il miracolo! L'aveva presa! L'aveva presa! Che iella nera! Gol di Antic. Secondo gol di Antic sul rigore e siamo a quota 10. L'aveva toccata, peccato. 27-29. Allora attenzione bimbi miei, siamo a meno di 7 e 54. Attacca Siena che deve recuperare due gol, ma si va alla rallenti. Casa va a siglare, pallone dato a bronzo che ci prova sotto Marino, il tiro di bronzo e c'è il tiro di rigore sulla sotto Marino, respinto da bronzo, fallo sulla mano di Umbertino. Arcieri, e Arcieri mi sbaglia un rigore, mamma mamma, Arcieri mi sbaglia un rigore, si sciupa la media, ecco perché Siena viaggia adesso 58 su 83. Pochi, molti gli errori, troppi gli errori, troppi. Si può sbattere via rigori in serie che ti pesano punti, pesano infelicità, negatività, perché poi arriva anche il gol di Diego Strappini che sta facendo purtroppo il bello e il cattivo tempo. 2 nel primo tempo, 5 nella ripresa, sono 7 per lui. Guardate il tabellone del mega screen. 5 le va al massimo vantaggio, più 3, 27-30, mancano 6 minuti e 50 secondi. E non diamo da vedere di avere la rabbia, il nervo, la garra per volerla ribaltare e ripareggiare. Se pareggi è una sconfitta. Pertanto fate vobis amici di Siena. Allora Guggino due minuti, si rimettono a metà campo, uomo in meno Siena, è la seconda volta dell'incontro. Allora palla in mano, ma attenzione, uomo in meno, Nikocevic per bronzo. Allora il cronometro va, ma noi andiamo al rallentatore, non so perché, non so per come. Di questo passo devi fare tre gol, non prenderne nessuno e sfilarne uno in più per andare in vantaggio. Nikocevic, Casa, guai a sbagliare, Casa portato via da Rotaru, accompagnato lato campo. Punizione, gli applausi della panchina di Cingoli. Nikocevic, Pasini, Casa, 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 ancora addosso a Colleluori che intuisce. Casa distruttivo negativamente nel termine. Attacca Cingoli, attenzione, 27-30, 24-06 e palla in mano per i rossi. Attenzione, qui serve calare il bandone. Questo è un fallo, è un fallo,
E il gol, guarda che gol, guarda che gol ti inventa Filippino Mangoni. 3 per lui. 27-31. E allora andiamo anche a meno 4 volendo. Oi oi. Che patimento. 24-40, 5-20. Fischio arbitrale sul fallo su casa. Comincia a urlare Dumnic, ne ha ben donde. Nikosevic, ragazzi, una svegliatina no, eh? Casa messa a terra dall'Adakis. 2 minuti all'Adakis, stavolta gioca Cingoli che difenderà 120 secondi con l'uomo in meno. Vediamo se siamo bravi, perché poi serve anche la personalità. Quando ci deve stare, o perlomeno ci dovrebbe stare. Si riparte. L'allenatore Mister Palazzi, che l'anno scorso allenava il Camerano. Ci siamo scambiati un saluto prima della partita. Accompagna la Dax, dico, vai in panchina tranquillo ragazzo. Allora, Pasini cerca un dialogo a distanza da Dumnic, che allarga le mani, scuote le mani Dumnic. Punizione per la Ego. 25-04, siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco. Temo fortemente, ma io sono ottimista di natura, sia sul lato sportivo che sul lato della mia vita. E allora andiamo a descrivere con i miei occhietti. Casa, ancora un bolide, è il quinto incrocio per Siena. Iella che imperversa da sponda senese. Quinto incrocio, quinto set, il set, l'incrocio dei pali. Si salva Cingoli che va a giocare l'eventuale distruttivo, se fosse più 5, a 4 minuti e 24 dal termine. Ma allora attacca Cingoli, forza ragazzi. Rotaru, passaggio riceve Rotaru, Ferretti, arriva Mangoni, la danza, infrazione di passi, mette il piedino dove non è consentito metterlo, recuperiamo un pallone, acceleriamo, Pasini, se ne va il tiro addosso a Colleluori, lì non si può. La deviazione di Colleluori vuol dire angolo? No, fallo su Pasini che tira. Allora, si riparte da lì. Casa, 26-18, 3-42. Bronzo, che brutto passaggio. Bronzo lo riceve, ma lo prende e mette il piede oltre la fettuccia laterale. Altro pallone perso. Allora, questa è una partita che sta per essere segnata inevitabilmente. Allora, poi voglio dire, la palla rotonda che rimbalza dappertutto, può sempre succedere qualsiasi cosa. La palla data, il gol del numero 19, Strappini, che è il match winner. Strappini, e poi il gol in pallonetto della, forse Casa, mi sono perso il realizzatore, credo Casa, in pallonetto da metà campo con Colleruoli colpevolmente avanzato. 28-32, siamo sotto 4, ma 27-17, siamo entrati negli ultimi 3 minuti. Allora, serve, come si dice, l'autentico miracolo. Bargelli per un pressing alto, il tiro ci ha provato Rotaru, ci ha messo i pugni, palla sul fondo di Leban, dobbiamo andare di corsa, battere i 100 metri, record mondiale. Nikosevic, mi sente? Nikosevic, meno 1, 28-29-32, siamo sotto di 3, 27-51, quasi 28. Ovviamente Cingoli palla in mano, non ha assolutissimamente voglia di accelerare. Time out, linea allo studio per noi. We'll be right back.
Eccoci ancora, è la parte terminale di questo match. 26esimo turno, la Ego sta ospitando Cingoli. Punteggio è quello che vedete sul mega screen del palestra. 29 per Ego Siena, 32 più 3, Cingoli, Santarelli Cingoli lo sponsor. 27:56 è il timing stoppato dal minuto chiesto in campo. Allora, vediamo come si riprende. La palla, credo di ricordare, sarà di Cingoli, che la giocherà in fase di attacco. Eccola, infatti, arriva la Dakis. Allora, attacca Cingoli da sinistra a destra. Difende Ego da destra a sinistra. 29-32, Cingoli conduce di 3. Cingoli sta giocando da parte sua la partita che la potrebbe indirizzare alla salvezza. Allora, il fallo su Davide Ciattaglia, che arrembava da sinistra. Punizione per Cingoli, 28-14. Lo scarico, il tiro tra i piedi di Leban. Allora, ancora un miracolo. Azione Siena, Arcieri di mezzo pallonetto, tocca con le Luori, Arcieri in gol, 29-30-32, meno 2 però, 28-35. Allora, Mangoni, che gol, il gol che chiude la partita. Mangoni, forse non è gol, il gol lo segna Clash in casa. Non era gol di Mangoni, il gol di casa sì. 31-32, 28-59, 29, un minuto, palla in mano però Siena, attenzione, è un fallo di sfondamento, mamma, si riapre tutto. Arcieri, Bargelli, il gol del pareggio, 32-32, incredibile ma vero, io sono ottimista. Rotaru, no, Rotaru. 33-32, 29-28, azione attacco, palla in mano a Ego Siena. Time out in campo, il secondo che chiede mister Dumnic, che guarda mano sui fianchi e sguardo per terra. Avevamo fatto il miracolissimo, però prendiamo gol da Mangoni, linea allo studio. Eccoci qua, allora, qui dobbiamo cominciare a fare un countdown. 29-28 vuol dire 32 secondi. Avevamo fatto il miracolo da parte Ego Siena, non me ne vogliate, ma recuperare 4 gol, non men che non si dica, era stato un vero e proprio miracolo. Però poi Mangoni va a gonfiarci il sacco. Cingoli riprende un gol di vantaggio, conduce 33-32, la squadra marchigiana, 32 secondi, palla in mano Siena. Allora, dobbiamo fare un 2-3 tamburo, siglare il 29-29. Poi, pressingone alto, rubare pallone e giocare l'ultimo possesso senza prendere gol. Casa, allora, fallo su Casa che va a terra, si guarda il tabellone, 29. Si stoppa il tabellone, forse è andato via qualche secondo di più da quando è stato fischiato fallo a quando l'arbitro ha fischiato il time out per asciugare il terreno.
29 e 43. 17 secondi al termine. Voglio dire, allora, Bargelli per Pasini, casa, Pasini, fischio arbitrale. Attenzione, l'arbitro forse ha capito che c'era da resettare il cronometro. Quello che vi dicevo io, probabilmente sul fallo prima, su casa il cronometro è corso da solo, poi l'arbitro ha indicato il time out ed è stato fermato il cronometro, dal tavolo si fa levare, bisogna resettare il crono. Allora, 29 e 46 sono stati ridati 2 secondi salvezza vita al Lego Siena, ma è giusto così, l'avevo visto subito che c'era qualcosa che non andava. Pasini, Arcieri, il tiro, la consegnata, Bargelli che ce la mette, siamo in parità. Allora, attenzione, è finita 33 a 33 e purtroppo il 33 a 33 con i risultati che arrivano dagli altri campi, purtroppo ci va bene che non la perdiamo laddove Sassari batte Eppan e continua la corsa dietro Conversano, però purtroppo Siena che pareggia contro Cingoli che sale a 16, si stacca da Fondi, prende 2 punti sulla squadra laziale, però purtroppo Siena sale a 28, ingaggia la riffa con Fasano, ma Bozen è avanti di 2 e Sassari è avanti di 4, con Versano 37, Sassari 32, Bolzano 30, Fasano 28, Siena 28 e poi il resto, Merano, Cassano Magnago, Pressano 24, Brixen 22. Allora, i due cerchi, c'è Cingoli che guarda disperatamente tutti il tabellone in cima a dire ragazzi che cosa abbiamo appena sprecato. Allora, andiamo a vedere. Allora, Antic 11 di cui 2 rigori. Cirilli 1, Ferretti 1, per Ladakis 7, per Mangoni 3 e per poco l'ultimo non era quello decisivo, Rotaru 3, per Strappini, autentico dominatore quasi, ci sono 6 nella ripresa, i 2 del primo tempo fanno addirittura 8, è il miglior, secondo miglior marcatore dietro Antic. Per Ego Siena, allora, Arcieri ne segna 4, ma mi sbaglia, di cui 2 rigori, ma me ne sbaglia 1, e questo pesa tantissimo. Poi abbiamo Bargelli, buon secondo tempo a quota 7, Casa 3 nel primo, 4 nel secondo, 7, Gugino 1 e rimane 1, quello del primo tempo, Pasini 2, poco a porto, Nikocevic 7, Umberto Bronzo 3, pochini, questo è il tabellino di questo incontro. Allora, purtroppo riesordisco al microfono Diego Siena con un pareggio iper sofferto, eravamo però sotto a 2 minuti di 4 gol, l'abbiamo impattata, siamo andati sotto e l'abbiamo di nuovo ripresa 33 a 33, laddove però questa partita doveva essere assolutissimamente vinta, la vittoria era l'unico risultato che ci serviva perché c'è una riffa posto coppe scatenata. Allora, Conversano 37 sta per cucirci lo scudetto, a meno di cose assolutamente incredibili nelle ultime giornate di campionato, ma credo sia impossibile. Bozen 30, Fasano 28, Siena 27, dietro Merano, Cassano Magnago, Pressano 24, Brixen 22 che appare tagliata fuori dalla riffa coppe. Allora, questo è il totale, purtroppo. Se mi aspettate 2 minuti vado anche ad aggiornarvi
i tabellini di Siena. Allora, casa che partiva da 136, ne mette 7, 143. 143. Nikočević partiva da un bonus di 121, ne mette 7, 128. Questi sono i frombolieri di Siena, con da parte di Cingoli Antic che partiva da 153, ne mette assolutamente 11, 164. L'altro bomber, la Dakis, 143 di partenza, la Dakis chiude con 7, 150. Questi sono i migliori marcatori. Va detto che Bargelli, che me ne mette 7, va a 75. Bronzo, che me ne mette 2, rimane, ne mette 3, va a 69. Pasini ne mette 2 e va a 91. Guccino uno solo, 61. Leban ne mette 1, il portiere Arcieri, che ce ne segna 4, da 54 va a 58, e purtroppo su Arcieri pesa il rigore sbagliato nel finale di gara, la parata di Colleluori. Questo rigore peserà tantissimo nell'economia di Siena, con Cirilli che sale a 27 gol, poi abbiamo Ferretti che sale a 7, abbiamo Mangoni che da 89 va a 92, poi abbiamo Rotaru che ne segna 3, partiva da 59 e sale a 62 in totale, e poi abbiamo Strappini che ne segna addirittura 8 e si porta nella classifica dei marcatori 49 e 8, fa 57 centri in campionato per Cingoli. Da Stefano Ballerini per il canale Eleven Sport, al microfono Diego Siena, Cingoli che termina 33-33 per questo pomeriggio è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo nei prossimi appuntamenti casalinghi della Ego Siena, che dovrà soffrire tantissimo, deve andare a fare risultato su due campi importantissimi, contro il Conversano e contro il Bozen, poi rimarrebbe Cassano Magnago e l'ultimo match del campionato contro Riva Molteno. Volendo 2x4 fa 8, si può fare tutto quello che si vuole, però purtroppo non è stato un sabato come di quelli che ci si aspettava. Se rivive la vittoria, dovevamo fare inevitabilmente il classico non c'è due senza tre, arriva un pareggio che per Siena purtroppo nell'ambito del campionato è il quarto pareggio. 12 vinte, 8 perse. Per Siena ci sono 689 gol fatti, 684 subiti. Questo è il tabellino di Siena. Io mi stacco lì alla regia, poi qui noi andiamo a realizzare le interviste del post partita. Allora arrivo, ci sono.
Mi senti o no? Tutto non sono d'accordo con quello che ha detto lei all'inizio, proprio, non è che noi siamo stati proprio favoriti, anche se Cingoli questa classifica sta lottando per la salvezza, ma noi siamo una squadra molto giovane che siamo rimasti molto contatti, non ce l'abbiamo tanti cambi, abbiamo avuto anche problemi di ultime due settimane non ci siamo allenati bene, abbiamo avuto anche virus, 3 ragazzi che sono stati con la nazionale sono tornati con virus, non ci sono allenati, sono scesi in campo proprio qualcuno dal letto, e per questo io non ho detto a lui formazione iniziale, non sapevo neanche chi poteva iniziare proprio. Però rimane il fatto che avete sprecato 2 break, avete avuto più 3 per 2 volte, palle in mano per il più 4 e vi siete persi in qualche ruccio di trovo. Sì, quello è capitato. Primo tempo siamo andati 13-10 per noi, è finito 15-14 per loro. Lì abbiamo avuto un po' fretta, abbiamo sbagliato qualche tiro. Così sicuramente anche quella situazione si è sentita stanchezza. Avete visto come anche a casa, come cugino e anche Raul uscivano proprio per prendere fiato, perché non ce la facevano proprio, perché hanno preso tutti 3 virus. Nikosevic ha tirato anche di destra, lo sta recuperando oppure è ancora lontano? Sì, ancora è lontano dal recupero, ha iniziato a tirare con destro ma alla fine non poteva tirare, ha avuto dolore, è capitato anche una situazione che ha tirato con sinistro e io mi sono incazzato con lui proprio con la situazione, se tirava con destra magari arbitro fischiava rigore perché poteva toccare un po' difensore così, e purtroppo è una situazione così, cosa possiamo fare? Non possiamo. Sì, ma problema della spalla questo che ha da 3 mesi proprio. Coach, il recupero da meno 5 nei minuti finali è l'elemento di maggiore soddisfazione di questa partita, o lascia un po' di rammarico, nel senso se si fosse riusciti a giocare tutta la partita in quel modo magari il risultato sarebbe stato diverso. E va bene, lì abbiamo rischiato, abbiamo fatto una difesa aggressiva, 3-3, abbiamo sfruttato errori loro, non puoi anche giocare la partita, tutta la partita così, anche con giocatori professionisti allenati bene, ma non così, con tutti questi problemi, infortuni, malattie, virus, così, non si poteva giocare la partita così. Purtroppo si è visto oggi proprio a casa che non stava proprio bene, soffriva da primi minuti in campo, ma ha provato, ha cercato di giocare, di dare contributo e fatto qualcosa di positivo, sicuramente anche lui, anche Raul, cugino lo stesso che da letto si è alzato e è venuto a giocare la partita. Senta, adesso si è scatenata un'autentica riffa per il posto nelle coppe. Bolzano ha battuto Albatro, il Fasano ha sconfitto Brixen di un punto 25-24, Sassari come da pronostico ha vinto però soffrendo con Spareppa. Adesso siete chiamati a 2 vere e proprie imprese su campi impossibili, dovete andare a prendere punti pesanti. Va bene, noi dobbiamo pensare partita a partita, prima di tutto dobbiamo cercare di recuperare questi ragazzi e poi andiamo a Bolzano a giocare la partita, credo che possiamo giocare contro tutti anche così, se recuperiamo questi ragazzi da questi problemi di virus, un po' infortuni, andiamo lì a giocare la partita proprio. Okay. Grazie, auguri alla Ego perché si va a giocare a Bolzano, la partita del campionato. Grazie mister Dumic, a presto. Prego. Ho visto degli sguardi tremebondi quando è suonata la sirena, avete guardato il tabellone mega screen e credo di poter aver interpretato il gioco. Che cosa ci siamo mangiati? Un vantaggio a 2 minuti alla fine, più 4 più 5,
avete addirittura rischiato in un frangente su una palla toccata di perdere questa partita. Sì, restano purtroppo gli ultimi due, non i primi 58 di partita. Questo è il grande rammarico, hai detto bene, non ci aspettavamo che poi il tabellone dicesse 33 pari, soprattutto perché è il sesto pareggio che ci succede in questa stagione, è una classifica che è sempre più stretta, in cui tutti stanno facendo risultato, noi abbiamo bisogno di due punti e non più di un punto, ed ecco il rammarico per la partita di oggi, perché abbiamo avuto la pazienza di sapere che Siena non era al 100% della condizione e che quindi col passare del tempo avremmo piazzato un parziale. Così è stato, grazie a un miglioramento difensivo, alle parate di Collelluori e a dei gol facili in attacco, sfruttando il fatto che Siena non tenesse più l'uno contro uno. Purtroppo però abbiamo poi sofferto la 3-3, 4-2 che Dumnic ci ha ordinato ai suoi ragazzi negli ultimi minuti, e l'abbiamo sofferta in realtà parzialmente, perché alla fine sui 6 metri siamo arrivati a tirare, ma come è stato un leitmotiv di tutta la partita, abbiamo sbagliato troppo dai 6 metri e non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Se avete sbattacchiato via qualche pallone, specialmente nel primo tempo, 3 contro 1 davanti all'Evan, 2 traverse, un tiro alto, se lì riuscivate a prendere l'inerzia giusta, forse ma, l'avevate potuta costruire, perché siete andati più 3 e poi Siena ha iniziato il secondo tempo, ha sprombattuto, siete riusciti a rendere il parziale e poi ve la siete giocata in questa maniera. Sì, penso che una partita di pallamano è difficile trovare un momento sempre decisivo. È stata una partita di break, di contro break, e quindi trovare quello che poteva essere quello giusto penso che resti filosofia, insomma. Quello che invece rimane è il pareggio, e questo non è il massimo della soddisfazione per noi, perché non muove abbastanza la classifica, o comunque non la muove come avremmo voluto. Due note, bravissimo con le Luori che si, diciamo, si conferma, tra l'altro è tornato dall'impegno con la nazionale, per cui tanto entusiasmo, e poi questo Strappini che ha fatto il Deus ex machina che probabilmente Siena non si aspettava. Ma questo non credo, io credo che Diego Strappini, e l'ultima convocazione nazionale l'ha dimostrato, sia un pivot di assoluto valore, sia per il campionato italiano che anche, nonostante qualche limite antropometrico, per il livello internazionale. E quindi siamo stati contentissimi della convocazione di Diego, siamo contenti di quello che sta facendo. Purtroppo a volte passa in sordina quello che le squadre piccole fanno, e invece il cammino di Diego non è un cammino che è iniziato quest'anno, è un cammino che va avanti da tempo, considerando che non è un giocatore professionista, che fa davvero tanti sacrifici per essere ogni sera alle 8 in palestra. Siamo contenti, non è solo con le Luori o Strappini, siamo in 15 tutti, anche chi non mette piede in campo, che stiamo lottando dal 20 luglio per questo obiettivo. Sembra più difficile del previsto, perché non riusciamo a chiudere queste partite come abbiamo detto, ma abbiamo ancora 5 tentativi per recuperare il gap, abbiamo una partita in meno rispetto alle nostre dirette concorrenti, quindi c'è tutto lo spazio e il tempo per raccogliere i punti di cui abbiamo bisogno. Se mi permette, chiudo, anche se mi dilungo un minutino, volevo fare un elogio perché Cingolo, io e il mio compagno di lavoro Paolo Caselli, spesso e volentieri ci siamo affezionati a questo paesino che poi è meraviglioso, che ha scommesso in assenza del calcio, di tanti altri sport, sulla pallamano, due squadre in Serie 1 e ragazze che stanno lottando anche loro per salvarsi. Voi, segno che scommettere su uno sport che vi porta due squadre in Serie 1 non è roba da tutti i giorni. Io sono da 10 mesi a Cingoli, quindi forse sono il meno indicato per parlare della tradizione di Cingoli, ma la tradizione di Cingoli non la scopriamo oggi, non la scopriamo nel 2021. La pallamano è uno sport storico a Cingoli, è il primo sport, e lavoriamo non solo con le prime squadre ma anche con i settori giovanili per far sì che questa tradizione venga prolungata, che possiamo avere dei ragazzi cingolani in prima squadra in Serie A, che è una cosa bellissima se pensiamo che stiamo giocando in Serie A e che la Serie A non è per tutti. E quindi il mio obiettivo dal primo luglio, quando ho iniziato questa avventura a Cingoli lo scorso anno, è quello di mantenere questa tradizione a Cingoli, e ci stiamo sforzando il più possibile per far sì che Cingoli possa restare una squadra di Serie 1. Tante care cose, buon lavoro, a presto e complimenti per la gara di oggi. Grazie. Buona serata a tutti e grazie. Grazie, buona serata. Vai. 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 Sì, c'è più nessuno, Stefano? No, posto. Vai. Meno non voglio venire nessuno.